Tu digli a quel coso che non voglio vederlo, e se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere un allenatore. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi video pacato, 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 tranquillo. Perché? Allora, intanto questo è un canale di intrattenimento, quindi non ho voglia di farmi tutta l'estate, tutto l'anno prossimo con lamentela, me i lamentoni, dopo un po' mi rompo le scatole. Ma mi rompo anche io le scatole a lamentarmi dopo un po'. Quindi cerchiamo di tornare all'allegria. Allegria! Come diceva il grande Mike Buongiorno, ma il Milan sta facendo tutto, di tutto, di tutto per togliercela questa allegria. Sta facendo di tutto. Allora andiamo ad analizzare. Primo punto, prima cosa che voglio dire prima di analizzare. Fratelli rossoneri, non litighiamo tra noi tifosi. A me quelli che vanno dall'altro tifoso a dirgli tu sei un tifosotto, tu sei un tifo medio, tu non ami il Milan, e tu di qua, e tu di là, e tu di... Ma non con me, a me io non li cago proprio. Però anche tra di voi non si litiga con i fratelli, litighiamo con gli altri, no? Tra di noi. Tra di noi ci possono essere opinioni diverse, ma tutti siamo legati dall'amore per il Milan, quindi evitiamo sti litigi. Infatti d'ora in poi quelli che è non gli rispondo neanche più, perché tanto non serve. Poi perché non voglio Giampaolo? Il discorso è chiaro. Allora devo fare un altro preambolo. L'amore per il Milan, perché ci sono quelli che mi scrivono: la squadra va sostenuta sempre, bisogna sempre sostenere, perché di qua, di là. Non è la mia mentalità, non siamo d'accordo. Cioè, vi faccio un esempio semplice. Il Milan, prendilo come se fosse tuo figlio, ok? Tuo figlio lo ami sempre, qualunque cosa fa, giusto? Tranne se diventa interista, quello... scherzo, però per farvi proprio un discorso serio, tuo figlio tu lo ami sempre perché tuo figlio lo ami sempre. La stessa cosa è il Milan, ma se tuo figlio si comporta male, non è che lo devi assecondare e gli devi dare le carezze. Se si comporta male, va punito. C'è un momento per dargli le carezze e un momento per punirlo, per contestarlo, per insegnargli cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ok? O meglio, tu ci provi da genitore. Poi non è che tuo figlio ti ascolterà al 100%, sappiamo come sono le cose, no? Poi comunque farà di testa sua. Ma tu, da genitore, devi fare il possibile per portarlo nella strada corretta. Perché se tu per troppo amore, gli dici sempre: no, dai, va bene, fa niente, ti perdono, hai fatto bene. Quando invece non ha fatto bene, quello cresce maleducato. Cresce male e vivrà sempre male, perché tu non gli hai dato un'educazione corretta. E così è il Milan. C'è un momento per sostenerlo e incitarlo, e un momento per contestarlo. Sono 8 anni che vince la Juve. Sono 6 anni che noi nemmeno partecipiamo alla Champions. Siamo il secondo club più titolato del mondo e nemmeno partecipiamo alla Champions. Vabbè, terzo, tolto quello, il Rivel Boca lì. Cioè, nemmeno partecipiamo. Ci rendiamo conto o no? E io oggi, dopo tutto questo, mi devo sentir dire: prendiamo Giampaolo, prendiamo Praet, prendiamo Mario Rui. Mentre l'Inter sta comprando Conte, Godin, Lukaku, e io vado a prendere Praet, Mario Rui, Giampaolo? Non so, ditemelo voi. Poi, quelli che mi vengono a dire, arrivo anche a Giampaolo adesso,
quelli che mi vengono a dire non abbiamo soldi, non ce lo possiamo permettere, di qua, di là. Intanto vi ho fatto il video ieri sulla favola del fair play finanziario, andatevela a vedere, si chiama la favola del FFP, andatevela a vedere, il video dove spiego perfettamente come sta roba dei soldi tutta, si può evitare. Però oltre questo, proprio perché non hai soldi e non potrai fare mercato, invece di spendere 20-25 milioni a giocatore, perché questi vari Sensi, Pright, Andersen, Mario Rui, non è che te li danno gratis, cioè non è che dici vabbè prendo loro perché sono gratis, comunque li vai a pagare 20-25 milioni, giusto? Allora piuttosto di prendere questi qua, che tanto poi nemmeno ci servono, tra parentesi, cosa prende a fare Mario Rui che c'ho Rodriguez e Laxalt, però vabbè. Invece di prendere questi qua, devi puntare sull'allenatore top. Fai meno mercato con i giocatori perché non te li puoi permettere, perché poi oltre questi gli devi dare l'ingaggio. Mentre invece l'allenatore gli paghi solo l'ingaggio, non lo devi comprare, gli paghi solo l'ingaggio. Quindi costa anche molto di meno. Quindi costa molto meno prendere un allenatore top, o meglio uno che insegni calcio, piuttosto che fare tanto mercato. E questa è la prima cosa. Giampaolo, perché non voglio Giampaolo? Perché è molto semplice, ragazzi, basta leggere il curriculum di Giampaolo. Cioè quelli che mi dicono è un maestro di calcio, fa di qua, fa di su, fa di giù, sono tutte cavolate, cioè sono opinioni. Anch'io ho le mie opinioni, ci mancherebbe, su tante cose, però le mie opinioni cerco sempre di riportarle alla realtà. Allora ieri ho detto, vabbè, magari sarò io prevenuto. Sono andato su Wikipedia, andate su Wikipedia, mettete Giampaolo, Marco Giampaolo Palmares. Andate a vedere sulla biografia e leggete. Nella sua carriera ci sono solo esoneri e fallimenti. Esoneri e fallimenti. Non è uno che ha fatto bene. Cioè, in proporzione alla squadra che aveva, ha sempre fatto male. Ha fatto una promozione per miracolo dalla B alla A, e questi 3 anni con la Sampdoria ha fatto decimo, decimo e nono. Non ha fatto niente di più, anzi forse anche un po' meno per quello che aveva la Sampdoria, perché poteva fare molto meglio la Sampdoria. O sbaglio? No, se sbaglio ditemelo, però carta canta. Quindi se tu vuoi prendere quelli che mi dicono, anche Sacchi non era nessuno quando l'abbiamo preso, allora intanto Sacchi gli hai comprati i campioni quando l'hai preso, se no Sacchi curugù, se non gli compravi tre olandesi curugù, dove andava? C'era la squadra forte della galassia quando hai preso Sacchi. Quindi siccome non hai la squadra forte della galassia, ci vuole almeno l'allenatore top, o perlomeno se vuoi fare una scommessa, che io comunque non sono d'accordo, il Milan non deve fare scommesse, deve avere certezze, però se vuoi fare una scommessa, ma almeno prendi uno che ha fatto bene per quello che aveva, non so, Semplici, faccio un esempio, Semplici almeno ha fatto bene con la SPAL rispetto a quello che aveva. D'Aversa ha fatto bene per quello che aveva, poi all'ultimo ha avuto un sacco di infortuni, però ha fatto bene. A me non piacciono, non li voglio, io voglio allenatori top, ma per farti capire che già questi sono meglio di Giampaolo. Ma lo dicono i risultati, non lo dico io, lo dicono i risultati. Non so, l'allenatore del Verona che si è entrato dalla B alla A, non so manco chi è, ma non lo voglio. Poi corso no, è una cagata. De Zerbi, rispetto a quello che aveva, almeno ha fatto bene, almeno ha fatto vedere un certo gioco. Sarri era nessuno, ma per arrivare al Napoli aveva fatto bene con l'Empoli, molto bene. E Giampaolo no, ragazzi. Giampaolo per quello che aveva ha fatto il minimo, non ha fatto mai il salto di qualità già nella sua squadra, e noi lo vogliamo prendere al Milan? Ma io spero e prego che sia una delle solite cavolate dei giornali. Non posso credere che veramente Cuore di Drago si presenta e il suo biglietto da visita è Giampaolo, perché se no, ragazzi, siamo proprio rovinati. Basta, questo è stato. Poi ultima cosa, poi chiudo. La cosa che mi fa più arrabbiare di tutte, se dovesse venire Giampaolo, ovvio che uno lo sostiene, ormai è il tuo allenatore, cosa devi fare?
però farò di, sto facendo video su video che non lo voglio. Però se lui viene, per me sarà un Gazzidi Vattenes, Vattenes e un Elliot Vattene tutto il tempo, perché loro hanno dimostrato confusione, disorganizzazione e improvvisazione. Cioè una squadra che improvvisa, perché tu arrivi al 4 giugno e stai decidendo adesso il direttore sportivo e l'allenatore. Tra l'altro non sappiamo nemmeno chi è il direttore sportivo e sappiamo chi è l'allenatore, cioè non lo sceglie il direttore sportivo e l'allenatore, tu lo fai arrivare, un direttore sportivo non si sa nemmeno chi sarà, ho sentito Bigoni, vabbè, non si sa nemmeno chi sarà, e non sceglie l'allenatore? C'è qualcosa che non quadra. Lo sceglie il direttore tecnico, adesso l'allenatore, non sceglie il direttore sportivo? C'è qualcosa che non quadra, o sbaglio? Quindi spero che sia tutte cavolate. Ah, ultima cosa per quelli che mi dicono, però ha fatto fare 30 gol a Quagliarella, di qua, di là, 9 rigori ha fatto. Non è che li ha fatti per il gioco di Giampaolo, 9 rigori. Quindi questi sono i fatti, ragazzi, eh. Questi sono i fatti. Poi uno può piacere, non piacere, questi sono i fatti. So che tanti la pensano come me, tanti non vogliono Giampaolo, ovviamente se verrà lo sosterremo, ma ricordatevi che l'amore non deve essere cieco, se no è un amore ignorante. Bisogna contestare quando è il momento di contestare. E se non è questo il momento, ditemi voi quando. Ciao belli! Condividete, condividete, condividete. No, Giampaolo.